Presidente, il bilancio che cos'è? Il bilancio serve per ridistribuire le risorse e quindi diciamo deve essere una capacità di soddisfare poi tutta una serie di servizi. L'OREF ci ha dato dei rilievi, è vero, però devo essere sincera, se si guardano i rilievi del passato, fortunatamente qualche cosa l'abbiamo risolta perché non vedo più rilievi sulle partecipate se non qualche cosina. Quindi vuol dire che sulle partecipate stiamo lavorando abbastanza bene. Abbiamo dei problemi ereditati che però stiamo risolvendo. Invece riguardo al nostro bilancio, io volevo suggerire all'OREF di utilizzare anche il piano degli indicatori. Il piano degli indicatori sono degli indicatori appunto che ci permettono di capire come sta il nostro bilancio. Ora, nel piano degli indicatori, tra le entrate ci abbiamo, ed è giusto che l'OREF fa dei rilievi sulle entrate, ci abbiamo l'accertamento delle entrate che rispetto alle previsioni definitive, purtroppo soltanto il 74% viene accertato. E noi il 26% non lo accertiamo. Per quanto riguarda invece la riscossione delle entrate, ci abbiamo purtroppo una riscossione soltanto del 44% rispetto al 56% che non viene riscosso. Questi sono problemi strutturali ed è vero, l'OREF ci ha fatto dei rilievi sul problema delle entrate e su quello. Tra l'altro, presenteremo degli ordini del giorno proprio su questo tema. A questo punto, se Onorato vuole risolvere i problemi delle entrate, dell'ATAC e della mobilità che lui riteneva importanti, può presentare degli ordini del giorno e dare delle soluzioni a questi problemi, perché sono dei problemi seri che purtroppo per problemi strutturali stiamo ereditando. Poi abbiamo tutta la parte della spesa. Sulla spesa, ad esempio, una cosa che bisogna dire è che noi abbiamo un'incidenza della spesa rigida, cioè significa che il 29% della spesa rispetto alle entrate viene pagata per ripiano dell'indebitamento, per le spese del personale e per pagare il debito. Il famoso debito che io ricordo sempre, di 1.200.000.000 che ci portiamo appunto da quando è iniziata l'amministrazione, dal 2008, perché poi lasciamo perdere quello della scozzese che adesso si è dimessa e che quindi non si sa ora chi lo gestirà, però altri miliardi, ma lasciamo perdere quello commissariato. Ora, se noi sappiamo che di questa spesa il 30% è rigida, cioè significa che io non la posso toccare, già me la sono bruciata, tra virgolette. Per quanto riguarda questa spesa, quello che voglio mettere in risalto è che abbiamo poi una spesa che è esternalizzata, cioè il 50% della spesa del Comune di Roma viene data esternamente o alle partecipate o per contratti vari, diciamo contratti di servizio, oppure alle controllate. Quindi, e seppur vero che abbiamo una spesa del personale, ad esempio, abbastanza contenuta, cioè del 30%, in realtà però poi, essendo che esternalizziamo la spesa, quindi il 50% la diamo fuori, se andiamo a fare un po' i conticini, alla fine questa spesa del personale si incrementa se consideriamo anche quelle delle partecipate. Sulla spesa poi purtroppo abbiamo un'altra incidenza che è quella degli interessi passivi, che è il 4,8%. E noi purtroppo di tutta questa spesa, e questo è un deficit che abbiamo anche a livello nazionale, non solo come Comune di Roma, noi spendiamo molto poco per gli investimenti, solo l'8%. E infatti praticamente spendiamo 133 euro a cittadino romano come spesa per investimenti. E questo è un po' il quadro. Questo quadro io volevo mettere in evidenza, dice
deriva anche dalla famosa programmazione che non abbiamo mai pianificato. Abbiamo un problema del conflitto delle competenze. Volevo rispondere che adesso non c'è alla consigliera la consigliera De Biase. Ah, dove sta? Ok. No, che diceva che la Margherita Gatta non era presente. In realtà, anzi, è stata così gentile che Margherita Gatta, l'assessore ai lavori pubblici, è venuta proprio nella vostra commissione trasparenza, quindi del PD. Sì, è venuta e ha messo in evidenza delle criticità, no? Perché lei dice che non si vede mai, invece no, anzi, è andata proprio nella commissione trasparenza e ha messo in evidenza una cosa importantissima. Ha detto: il problema serio che io ho nel fare l'assessorato ai lavori pubblici è il conflitto delle competenze. Molto spesso c'è un problema tra chi deve fare cosa, tra il comune, tra il municipio, e quali sono le responsabilità, chi firma questa, giusto? Questo è il serio problema. Infatti l'assessora diceva: qui, se vogliamo risolvere i problemi, dovremo ridisegnare tutto, cioè proprio a dire cella per cella, a capire questa è competenza del Comune di Roma, questa è competenza del municipio, cioè proprio ricostruire il tutto, perché altrimenti non ne usciamo, perché il dirigente non firma perché magari non è sua competenza, l'altro dice no, ma guarda che è la tua la competenza, e alla fine il cittadino si trova la buca sempre allo stesso posto o si trova un qualcosa, insomma alla fine non si risolvono i problemi. Ora, se un assessore in una commissione ha messo in evidenza queste criticità, cioè lì purtroppo sono delle criticità strutturali che non è che risolvi dall'oggi al domani, e questo sistema è stato ereditato in questo modo. Sembra molto spesso, qualcuno mi dice, mi sa, guarda che è stato costruito apposta per non far funzionare il sistema, e questo quasi quasi incomincio a crederci. Un'altra cosa importante che volevo segnalare era la spesa impegnata. Allora, al di là dell'overshooting, che purtroppo è un problema che Roma Capitale ha, quindi questo di non spendere tutto ciò che è stato preventivato e quindi restano queste risorse, ma un altro problema che volevo mettere in evidenza era che quando la spesa è impegnata, poi bisogna pagare i fornitori, pagare la spesa, quindi, che noi abbiamo impegnato. Ora, sempre da questi famosi indicatori, ho notato che, ad esempio, per la parte della missione 12 politiche sociali, soltanto il 59% viene liquidato. Quindi anche noi, come amministrazione, abbiamo una responsabilità verso chi ci fornisce questi servizi. Quindi dobbiamo fare in modo di risolvere il problema della liquidità, perché molto spesso è un problema di liquidità e quindi non riusciamo a soddisfare i pagamenti. Un altro infatti indicatore molto interessante è proprio la capacità del pagamento, i pagamenti ai fornitori. Noi ad esempio ci mettiamo 58 giorni come indicatore del pagamento. Logico che ci sono dei comuni addirittura che hanno questo indicatore negativo, che io mi sono domandata, negativo, cioè addirittura pagano prima della scadenza delle fatture. Quindi, per dire, questo problema della liquidità potrebbe essere un qualcosa su cui dovremo approfondire. Per quanto riguarda invece dei temi più specifici che Roref ha segnalato, e cioè il monitoraggio degli interventi e degli impegni programmati con il rischio dell'overshooting, e dice la conseguenza insorgenza di debiti fuori bilancio. Ma l'overshooting, se ho capito bene, non ha niente a che vedere con i debiti fuori bilancio, quindi questa segnalazione, questa prescrizione, sinceramente non l'ho capita. Invece, per quanto riguarda i provvedimenti finalizzati alla gestione e valorizzazione del patrimonio di Roma Capitale, questo sul patrimonio pure è un altro
cancro che ci portiamo dal passato, tutti i problemi che ci portiamo dal passato, ma che comunque l'assessora sta cercando di risolvere con tutta una serie di direttive. Un altro indicatore importante è l'indicatore del fondo passività potenziali. Il fondo passività potenziali, quando si incrementa, vuol dire appunto che noi non siamo riusciti a spendere, quindi è la capacità di spesa. Quindi più si incrementa questo fondo e diciamo più ci abbiamo rimesso sotto forma di spesa. Anche questo è un indicatore non da poco, perché noi ad esempio nel 2016 abbiamo generato come fondo pluriennale vincolato 139 milioni per spesa corrente e 573 in conto capitale, quindi 700 milioni di spesa che non abbiamo avuto la capacità di spendere, e quindi è finito nel fondo pluriennale vincolato. Questo che significa? Ritorniamo al linguaggio logico, che se si parla di tecnicismo forse non si riesce a capire, ma parliamo del linguaggio più comune. Significa che se noi non abbiamo la capacità di programmare, se non abbiamo la capacità di dare, cioè di avere già dei progetti pronti, significa che io incrementerò sempre questo fondo pluriennale vincolato. Però da questo bilancio ho visto che sono stati finanziati delle poste proprio per la progettazione. Questo significa che se stiamo andando a finanziare la progettazione, possiamo a quel punto continuare la spesa con vari appalti. E quindi questo potrebbe essere una soluzione, anche perché è emersa molto spesso nelle varie commissioni. Quindi, ritornando poi alla parte finale, diciamo, di tutto questo lavoro che è stato fatto, io posso solo dire che è vero sì che sono state messe delle prescrizioni molto puntuali, però sono tranquillamente prescrizioni che sono state anche superate. Sulle entrate, devo essere sincera, bisogna lavorare di più, e questo era anche emerso in qualche commissione, di internalizzare la discussione delle entrate. Quindi speriamo che riusciamo a completare, diciamo, questo lavoro sulle entrate, perché le entrate effettivamente servono, soprattutto la parte della riscossione, servono per finanziare la spesa. Quindi se riusciamo a lavorare sulle entrate, e quindi lì dove è possibile internalizzare, lì dove è possibile cercare di informatizzare i processi, secondo me possiamo avere delle risorse anche nella prossima variazione di bilancio che ci permettono di stare tranquilli e quindi sostenere poi le spese che aumentano sempre di più. Abbiamo visto come nella parte ad esempio del sociale ci sono sempre più richieste da parte dei territori, dei municipi, che bisogna soddisfare. Grazie.